Buonasera, benvenuti a Verona Live. Buon lunedì 3 maggio 2021. Questa sera parliamo di vino, in particolare di Museo del Vino, perché insomma era stata annunciata già da qualche settimana. Oggi in Gran Guardia si è svolta una conferenza stampa molto molto importante, tra l'altro con una presenza istituzionale che non si ricordava veramente da tempo a causa del Covid, e vedremo poi numerosi ospiti e numerose interviste raccolte. Il Museo del Vino, dicevamo, a Verona potrebbe diventare presto realtà. Dalla fattibilità del progetto, che potrebbe vedere sorgere negli spazi delle gallerie mercatali dell'ex mercato ortofrutticolo, davanti alla fiera, chiaramente, si è discusso appunto questa mattina nella sala convegni del Palazzo della Gran Guardia, dove è stata illustrata la legge regionale per l'istituzione degli ecomusei del vino in Veneto e le caratteristiche soprattutto della struttura museale che si intende aprire proprio nella nostra città. Ad aprire l'incontro, poi vedremo tanti ospiti, sono stati in particolare il sindaco di Verona Federico Sboarina, poi abbiamo il sottosegretario al Ministero delle Politiche Agricole Gianmarco Centinaio e il consigliere regionale Enrico Corsi, ideatore del progetto e promotore della legge regionale approvata nel 2020 proprio per l'istituzione degli ecomusei del vino nella nostra regione. L'idea, dicevamo, quindi dello spazio espositivo contrassegnato da un percorso esperienziale sul vino è venuta proprio lui, Enrico Corsi, ora consigliere regionale, ma già assessore comunale a Verona, che iniziò appunto a pensarci seriamente in seguito a un suo viaggio in Scozia. Sentiamo proprio le sue parole. Consigliere Corsi, Galeotta fu quella visita in Scozia a questo punto. Sì, da lì nacque questa idea, poi fu approfondita in una visita a Bordeaux e mi domandai allora perché Verona non può diventare veramente la capitale enologica del mondo. Abbiamo il vino, è una grande risorsa sia economica, enogastronomica, ma anche turistica. Realizzare il Museo del Vino a Verona vuol dire veramente portare centinaia e migliaia di visitatori di altissimo livello e far conoscere i nostri prodotti e di fatto un vino Italy aperto 365 giorni all'anno, una grande risorsa per la nostra città. L'ha voluta fortemente questa idea, questo progetto, da quanto tempo è che ci pensa? Beh, che ci penso più di qualche anno. Fino a poco tempo fa lo credevo un sogno, ora sono convinto che è un sogno che diventa realtà. In chiusura, ci può essere una tempistica più o meno? Oggi abbiamo sentito che c'è il supporto del ministero, la regione c'è, il comune c'è, insomma ci sono tutti i tasselli per poter costruirlo, questo progetto. Allora, ovviamente è difficile dare i tempi, ma avendo già una struttura disponibile, perciò non dovendo partire da zero, noi contiamo veramente nell'arco di 1 o 2 anni di poter arrivare all'apertura di questo museo. Infine, le caratteristiche, sarà un museo multimediale. Sarà un museo tecnologico con le massime tecnologie esistenti, la realtà aumentata, ma anche che guarda la tradizione, al passato e soprattutto la valorizzazione di quelle che sono le migliori cose del nostro territorio. Non sarà un museo di Verona del Veneto, sarà un museo internazionale. Dicevamo poc'anzi, insomma, che tantissima la presenza istituzionale. Adesso, finché vi leggerò qualche nome dalla regia, mostreremo anche qualche foto dell'evento. Presenti, oltre ai già citati appunto Corsi, Sboarina e Gianmarco Centinaio, anche l'europarlamentare Paolo Borchia e poi il presidente della provincia Manuel Scalzotto, il vicepresidente di Verona Fiera Matteo Gelmetti, il presidente di Confcommercio Paolo Arena e poi il consigliere Federico Bricolo dell'aeroporto. Porto, il direttore della Fondazione Cari Verona Giacomo Marino, il presidente di Confesercenti Paolo Bissoli, insomma davvero una stuola di persone e di istituzioni, Daniele Salvagno, presidente di Condiretti Veneto, il presidente di Confagricoltura Paolo Ferrarese e poi Giulio Cavara per gli albergatori, Paolo Artelio per, diciamo, il consorzio Lago di Garda Veneto, i rappresentanti del consorzio del Tutela Vino e dell'università. Insomma, tante, tante le personalità, ma chiaramente a promuovere il progetto ambizioso che chiaramente darà visibilità all'eccellenza enogastronomico del territorio veneto e che appunto gode del sostegno, oltre che della provincia di Verona, anche del comune di Verona, c'è anche il Ministero delle Politiche Agricole. Particolarmente significativa in questa chiave la presenza appunto del sottosegretario Gianmarco Centinaio, già ministro, il quale proprio ha confermato il sostegno totale del ministero a questo progetto. Sentiamo le sue parole. Sottosegretario, è arrivato l'ok anche da parte del Ministero, il placet del Ministero, insomma un progetto che ha tutti i tasselli per poter essere messo in piedi.
Assolutamente sì, Verona è la capitale del vino in Italia e di conseguenza il Ministero non può non esserci in un progetto di questo tipo, che ci permetterà di parlare di vino 365 giorni all'anno ed essere anche uno dei punti più importanti per quanto riguarda tutta la partita sull'enoturismo. Il fatto che ci sia appunto anche il vostro appoggio significa che non è un'opera che riguarda solo Verona, ma ovviamente avrà un impatto a livello nazionale. Assolutamente, il Museo del Vino avrà un impatto a livello nazionale perché, come abbiamo sempre detto, Verona è la capitale del vino, grazie sicuramente a Vinitaly, grazie al grande lavoro che Verona Fiera ha fatto in tutti questi anni. Però c'è bisogno di parlare di vino 365 giorni all'anno. Attraverso questa realtà, che sarà una realtà un po' più grossa rispetto a un classico museo, allora a quel punto il Ministero non può non esserci. E durante la conferenza stampa è stato mostrato anche un video, così di anteprima, chiaramente un video introduttivo, non esiste ancora nessun mattone gettato appunto nell'area degli ex magazzini mercatali. C'è un'idea, c'è un progetto in fase anche avanzata, sostenuto da diverse istituzioni, e per presentarlo appunto è stato mostrato questo video che ora ci guardiamo. Avete visto, insomma, l'idea è sicuramente affascinante e è un'idea che è stata appoggiata appunto anche dall'amministrazione comunale, e abbiamo sentito il sindaco Federico Sboarina. Enrico Corsi l'ha voluta fortemente quest'opera, è da anni che ne parla, adesso c'è l'appoggio sia del comune e soprattutto del ministero, insomma un'opera che potrebbe vedere la luce tra qualche anno e che avrà un'importanza nazionale. Sì, comune, provincia, regione, oggi abbiamo incassato l'ok anche dal ministero, del sottosegretario Centinaio, ed è fondamentale perché il museo farà diventare Verona, che lo è già, capitale del vino, ma non lo è semplicemente o non lo sarà semplicemente nei giorni di Vinitaly. E non lo sarà perché abbiamo una grandissima produzione di vino, ma lo sarà anche perché genererà un indotto turistico 365 giorni all'anno in un sito che è perfetto, perché è esattamente fuori dalla fiera, quindi il collegamento col Vinitaly viene di per sé, è sull'asse d'ingresso della città, insomma ha tutte quelle caratteristiche per fare in modo di essere un generatore di turismo di qualità, perché il wine lover è una persona che spende, una persona a cui, diciamo, un cultore anche della bellezza, e quindi la nostra città è un gioiello incastonato all'interno del quale il museo si sposa benissimo. Insomma, ci sono tutte le caratteristiche, perché l'ho detto, noi in questo momento storico di Covid, di uscita dal Covid, non solo dobbiamo mettere, come stiamo facendo, in sicurezza gli asset che già avevamo e che sono generatori di milioni di turisti e di miliardi di euro di ricadute sul territorio, ma dobbiamo anche usare di più, cioè crearne di nuovi, e questo è uno di quelli.
Avete sentito le parole di soddisfazione del sindaco Federico Sborina, che plaude al progetto come volano per una ripartenza che ci deve essere assolutamente, non solo per il turismo ma anche per l'indotto che il turismo ha sempre rappresentato e che rappresenterà per la nostra città. Parliamo di attività commerciali, negozi, esercenti, insomma una fetta importante dell'economia locale che deve necessariamente ripartire, e questo museo potrebbe senz'altro poter accelerare questa fase post pandemica. Abbiamo chiesto a tal proposito anche un'impressione all'assessore al commercio Nicolò Zavarise, che ci ha lasciato anche un commento su questo primo weekend in zona gialla che ha visto a Verona un ritorno come non si vedeva da tempo di molte persone che hanno apprezzato nuovamente bar, ristoranti e una passeggiata in centro, chiaramente rispettando per quanto possibile tutte le misure anti-Covid. Sentiamo. Assessore Zavarise, oggi la presentazione di questo progetto, insomma, una bella leva per far ripartire il turismo. Direi di sì, un progetto molto importante per il rilancio della città, del brand Verona, facendo leva su quelle che sono le eccellenze della nostra città, in questo caso appunto tutto il comparto dell'enologia e del vino. È sicuramente anche una dimostrazione di come le realtà amministrative e istituzionali sappiano creare sinergia, collaborazioni per la realizzazione di progetti che oggi più che mai sono fondamentali per guardare avanti, per guardare al futuro della nostra città e per dare una visione a Verona. Primo weekend, diciamo, in zona gialla. Ieri abbiamo visto tante persone anche nella nostra città e questo fa ben sperare. Direi di sì, la gente ormai ha voglia di ricominciare a vivere, voglia di ritornare alla normalità. Ci sono stati tanti sacrifici, io credo che le persone, credo che i veronesi abbiano dimostrato di saper comportarsi bene, di saper rispettare anche tutte le norme, tutte le regole. Oggi è il momento di dare fiducia alle persone, sicuramente sempre nel rispetto delle regole di buona condotta per tutelare la salute pubblica, però oggi bisogna ritornare alla normalità. Ne ha bisogno la città, soprattutto ne ha bisogno l'economia e tutti quegli operatori, tutti quei lavoratori che sono veramente oggi privati del proprio diritto al lavoro. Quindi bisogna assolutamente tornare a vivere, a lavorare, bisogna tornare a respirare aria di normalità. Lo speriamo tutti, insomma, dobbiamo tornare a respirare aria di normalità. Durante la conferenza stampa di questa mattina sono state proiettate anche delle slide che ci ha concesso gentilmente lo studio di architettura Giovanni Lonardoni e il facilitatore, diciamo, il coordinatore, il responsabile del progetto, il mediatore anche che mette insieme le varie parti, lo sentiremo poi, è Paolo Bertelli. Andiamo a vedere un po' qualche slide per capire un po' di più questo progetto, quindi partendo da questa slide di presentazione, vedete Museo del Vino, Gallerie Mercatali di Verona. Il progetto proposto intende rivalutare, come abbiamo sentito, gli immensi spazi delle gallerie dell'ex mercato ortofrutticolo di Verona. Pensate, il mercato con movimenti annui di più di 4 milioni e 300 mila quintali di merci rappresentava un centro di ridistribuzione da e per tutto il mondo e una presenza importante per l'economia della città di Verona e del Veneto. Chiaramente sono degli spazi che vanno recuperati in qualche modo. La fattibilità seguente, diciamo, del progetto propone un percorso esperienziale sul vino attraverso un approccio digitale articolato con stanze innovative che rispettano la struttura, e poi lo sentiremo proprio da Bertelli. Si procede, quindi lo studio è nato da un'analisi delle funzioni, delle funzioni, degli spazi, i percorsi, e si è arrivati poi a questo concept zero di cui ci parlerà il prossimo ospite. Chiaramente ci sarà una rilevanza internazionale, poi lo sentiremo anche da Paolo Borchia. Quindi da Verona si parte con un interesse, un interessamento verso il Veneto, l'Italia e il mondo, perché il Museo del Vino d'Italia si potrebbe collegare con i musei di Bordeaux, con i musei della Scozia di cui ci ha parlato prima Enrico Corsi. Quindi, diciamo, una rete museale che enogastronomica dedicata ai prodotti dell'agroalimentare, che potrebbe davvero creare quei network molto molto interessanti. All'interno appunto di questo spazio cosa troveremo? Poi lo sentiremo anche a voce, ma percorsi esperienziali, vetrine dei vini italiani e stranieri, un'ambasciata dei vini, aree eventi, la Wine Hall of Fame, una sala asta dei vini, delle sale web TV, esposizioni temporanee.
insomma degli spazi dedicati anche all'olio, all'aceto, ai vini cavò, insomma una biblioteca, un'area formazione, un co-working, lo abbiamo visto prima nel nostro video. Insomma, davvero un progetto interessante che in questa fase, diciamo, lo vediamo dall'ultima slide, è in una fase di analisi, un'analisi del mercato potenziale del Museo del Vino con le ricadute sulla città di Verona. Poi c'è un progetto chiaramente che predispone tutte le varie parti per ottenere le autorizzazioni amministrative per rigenerare le gallerie mercatali. Si dispone un piano economico finanziario, secondo indiscrezioni questo museo, diciamo, avrebbe il valore di circa 20 milioni di euro. Quindi per realizzarlo ci vuole questa cifra non indifferente, e poi il museo che promuove tutte le attività per favorire la candidatura di Verona come museo ufficiale del vino della regione Veneto, ma a questo punto anche dell'Italia. Qui vediamo brevemente alcune immagini storiche che abbiamo già visto nel video, insomma un'area che è ferma da molto tempo e che ci auguriamo possa tornare il prima possibile ha una nuova funzione di promozione, anche perché siamo a due passi davvero dalla Fiera di Verona e quindi insomma importante come spazio logistico. E a tal proposito, appunto, un'idea, dicevamo, che potrebbe vedere la sua concretizzazione entro un paio d'anni ad un costo complessivo che si aggirerebbe attorno ai 20 milioni di euro. Ci saranno, come dicevo, appunto dei veri e propri spazi e percorsi suddivisi per aree tematiche, ma sentiamo Paolo Bertelli. Qualche numero relativo a questo progetto, che area si presume che occuperà, come sarà composto, strutturato? Allora, l'area su cui insiste le ex gallerie mercatali sono circa 20.000 metri quadrati. Lo sviluppo del progetto, ottimizzando tutti gli spazi presenti all'interno delle due gallerie, quindi diciamo non solo le due gallerie ma anche tutti gli spazi che sono posti a est e a ovest, si arriva a circa 20.000 metri quadrati di spazi calpestabili dove saranno distribuite tutte le varie funzioni che abbiamo previsto all'interno del percorso museale. Troppo presto per parlare di aree tematiche, di studio interno, oppure è già stato fatto chiaramente anche un progetto su quello? Allora, sulle aree tematiche c'è già stato, come abbiamo presentato durante la conferenza, l'individuazione di quelle che sono le potenziali aree tematiche che sono state frutto della prima analisi del Concept Zero, e quindi dal percorso esperienziale agli spazi per i vini italiani, spazi per i vini europei, spazi di formazione, startup, co-working, un'area digitale, spazi per eventi, cioè molte aree sono già state individuate, ovviamente essendo un Concept Zero è suscettibile di modifiche eccetera. Lo studio più importante è stato quello di cogliere quelli che erano i percorsi che si potevano muovere, dove la gente possa muoversi all'interno tra le varie funzioni. Essendo la struttura una struttura esistente e non, su cui non si può fare nessun intervento di demolizione, abbiamo dovuto fare uno studio proprio per ottimizzare meglio questo. E nel corso zero direi che il risultato è stato positivo. E insomma, abbiamo sentito la galassia davvero con cui di aree tematiche e di opportunità che si andrebbe a comporre qualora il museo iniziasse e prendesse vita. E un museo che però, non so chi di voi è andato all'Expo di Milano nel 2015, sono passati ormai quasi 6 anni, noi anche come Verona Network ci andammo, portammo a Milano grazie all'associazione più di 2800 persone, io personalmente ci andai 13 volte e davvero rimasi colpito da tanti padiglioni, ma in particolare quello proprio del vino realizzato da Verona Fiere, un padiglione che fu pluripremiato e che in qualche modo rappresenta un po' un embrione di quell'idea che poi è stata presentata oggi. A tal proposito abbiamo sentito proprio Matteo Gelmetti, vicepresidente di Verona Fiere, che ci ricorda un po' anche quell'esperienza indicandoci qualche numero. Sentiamo. Già l'Expo di Milano ci aveva fatto vedere qualcosa di straordinario sul vino. Questa potrebbe essere un'occasione per rendere permanente un'idea evoluta di quel meraviglioso esperimento. Sì, nel 2015 Verona Fiere con il brand Vin Italy ha organizzato il padiglione del vino. Il primo padiglione è dedicato al mondo del vino nell'Expo, è stato visitato da più di 2 milioni di persone, ha avuto un successo internazionale e sicuramente potrebbe essere una preview di quello che potrà diventare il Museo del Vino alle Gallerie Mercatali.
perché Verona Fiere, che da 54 anni, anzi da più di 54 anni, perché purtroppo abbiamo perso l'edizione 2020-2021, organizza Vin Italy, starà sempre al fianco di chi mette progetti e idee per ribadire la centralità di Verona nel mondo del vino a livello nazionale ed internazionale. La scelta anche di far nascere questo progetto alle Gallerie Mercatali non è casuale, appunto perché è vicinissima a Verona Fiera e quindi si creerà necessariamente un ponte. Sì, sì, praticamente è un appendice del quartiere fieristico, è di proprietà di Verona Fiera, proprio per ribadire, come dicevo prima, la centralità che noi abbiamo nel mondo del vino e la voglia di essere protagonisti nel rilancio di Verona nel prossimo futuro. Dicevamo prima, perché il Museo del Vino potrebbe essere interessante non solo in chiave veronese ma anche in chiave internazionale? Perché esistono in tutta Europa, specialmente in Francia, a Bordeaux, ma anche in altre zone d'Europa, alcuni musei proprio tematici sull'agroalimentare che costituiscono una sorta di punto di riferimento per i turisti. Ecco che il Museo del Vino italiano, come ha ricordato Centinaio, il sottosegretario, potrebbe avere un impatto sicuramente a livello nazionale ma anche a livello internazionale se inserito all'interno di un network, all'interno di un contesto più ampio. E su questo punto, diciamo, è convinto e assolutamente favorevole anche l'europarlamentare della Lega Paolo Borchia, europarlamentare veronese. Abbiamo raccolto anche il suo contributo. Onorevole, un commento a caldo su questo progetto, le è piaciuto? Sì, un progetto molto convincente che ha una sua sostenibilità economica, soprattutto io credo che possa fungere da presupposto per il mantenimento di una manifestazione importante come Vin Italy in città. Poi per il resto Verona in Italia è la prima provincia per produzione vitivinicola, per cui io credo che questo sia un asset che va a costituire più di una ciliegina sulla torta per la nostra città, soprattutto perché sarà in grado di aggregare quelle che sono le esigenze a livello agroalimentare non solo della nostra provincia ma anche di tutta la regione e di tutto il nord-est. Poi si tratta di un progetto che ha quella flessibilità necessaria per far sì che la struttura sia polivalente, che possa essere utilizzata per diverse finalità. Quindi adesso chiaramente la sfida sarà riuscire a fare squadra, aggregare tutte le forze affinché le risorse finanziarie necessarie poi vengano reperite. Ovviamente io ho dato il massimo della mia disponibilità per far sì che tutte le strade a livello di finanza agevolata che sono offerte all'Unione Europea vengano intraprese. E poi potrebbe collegarsi anche a una rete di musei francesi, ha ricordato Bordeaux, il consigliere Corsi, ma anche in Scozia, quindi un punto di riferimento in Italia ma guardando all'Europa. Assolutamente sì, ma io credo che questo progetto assume una valenza particolare se contestualizzato in un'unità di network, quindi andiamo avanti per questa strada. E avete sentito le parole dell'onorevole Borchia, il concetto di network è molto molto importante. Tra gli ospiti abbiamo visto anche molte rappresentanze di associazioni di categoria che chiaramente un po' per l'indotto creato dal vino e in generale dall'agroalimentare, pensiamo al settore dell'oreca, della ristorazione, diventa strategico, importante e si guarda veramente con interesse perché potrebbe essere un volano decisivo. Sentiamo Paolo Arena, presidente di Confcommercio Verona. Un commento allora su questa idea del Museo del Vino, tanto atteso e potrebbe essere una leva davvero per un rilancio complessivo del turismo. Beh, è un'idea straordinaria che Enrico ha portato avanti anche seguendo quello che fa un po' Camera di Commercio. Ricordo a tutti che Verona è la decima capitale mondiale del vino in un network delle Great Wine Capitals. Il fatto di avere un'attrattività dove gli amanti del vino e dove il turismo enogastronomico possa trovare anche un qualcosa di specifico proprio in questo tema sarà sicuramente di grande successo. E queste erano le parole di Paolo Arena, presidente di Confcommercio Verona, ma anche dell'aeroporto Catullo, quindi il tema turistico molto molto importante. E presente in Gran Guardia c'era anche Daniele Salvagno, presidente di Coldiretti Veneto e Verona, e non può non guardare anche lui con interesse a un progetto di sviluppo che va in questa direzione. Sentiamo. Presidente Salvagno, innanzitutto una sua impressione su questo progetto del Museo del Vino.
Beh, innanzitutto la scelta di Verona è fondamentale per la città e per tutto il comparto. Si è visto che la capitale del vino cade fatalità proprio in questa bellissima città, in questo contesto, e quindi direi che va sposata alla grande con tutte le forze del territorio e dobbiamo insieme fare un grande museo per rinforzare la città, la fiera, Vinitaly e l'immagine di quello che è il nostro territorio. Prima di questo, ne parlavamo prima con il vicepresidente della fiera, fu Expo 2015, no? In cui Verona Fiera mise in piedi un museo multimediale legato al vino, la partecipazione poi anche di Coldiretti fu importante. Può essere una buona ripartenza, una buona leva questa del vino per far ripartire tutta la macchina turistica? Assolutamente sì, perché in questa fase di pandemia ci ha insegnato quanto sia importante l'unione tra le forze, mettere insieme in campo tutte quelle che possono essere le forze economiche e sociali del nostro territorio, possiamo veramente fare la differenza e fare il rilancio di tutto il settore agroalimentare nel mondo. Infine chiudiamo, così come in Verona Fiera, anche magari nel prossimo Museo del Vino, un piccolo spazio dedicato all'olio ci potrebbe stare? Ah sì, naturalmente la mia figura su Verona Fiera sarà fondamentale per poter portare avanti quello che è anche il vino e l'olio, ma l'olio sarà il futuro di quello che è stato il vino, quindi veramente bisogna fare sì che, essendo una pianta così millenaria, dobbiamo ancora riscoprirla, e quindi sarà veramente la grande evoluzione di quello che potrà essere una territorialità importante come l'olio d'oliva. Abbiamo sentito le parole di Daniele Salvagno per Coldiretti. Per chiudere il cerchio andiamo da Confagricoltura a Verona e Paolo Ferrarese, insomma, sottolinea come tra i circa 2000 associati a Confagricoltura ce ne siano molti impegnati sul settore vitivinicolo e quindi uno spazio interessante che si può aprire anche per loro. Sentiamo. Si parla di vino, chiaramente Confagricoltura non può che guardare con interesse questo progetto. Beh, Confagricoltura ha 2000 soci, 400 di questi si occupano di vino, quindi una cosa che riguarda il vino così importante in questa provincia è assolutamente indispensabile, non solo per Confagricoltura, ma per la città intera. Che idea si è fatto in generale di questo progetto? Ma il progetto io l'ho seguito dall'inizio ed è stato assolutamente, per quanto mi riguarda, una cosa molto seria, molto concreta, con una possibilità di sviluppo assolutamente armonica in una città come questa, dove il turismo di massa, ma anche quello specifico legato al Vinitaly e legato alle cantine, è importante. Quindi se non riesce a Verona non vedo dove possa riuscire più. E queste le parole di Ferrarese. C'erano anche tanti consiglieri regionali, onorevoli parlamentari, soprattutto della Lega, a sostegno chiaramente del consigliere Corsi, e c'è solidarietà, appoggio chiaramente al progetto sia da parte dei colleghi di partito come Filippo Rigo, ma poi sentiremo anche Alberto Bozza. Partiamo con il consigliere leghista. Il collega Corsi ha lanciato questa idea, ma il supporto della regione, l'appoggio, cioè tutto per un progetto davvero che si insomma, dimostra essere di vitale importanza in questo momento. Sì, complimenti al collega Enrico Corsi, perché è un'idea che può favorire il rilancio della nostra città, perché dopo la pandemia abbiamo bisogno di progetti di rilancio. Verona è una città che vive fortemente sul turismo e sull'agroalimentare, quindi unire queste due cose non può che trovare l'appoggio di tutta la regione, e noi come consiglieri di Verona ci spenderemo al massimo per contribuire a questo progetto. E poi è arrivato anche, insomma, l'appoggio del sottosegretario e quindi del ministero. Avanti tutta. Beh, direi che a questo punto le istituzioni ci sono tutte, perché Comune di Verona, Provincia di Verona, Regione Veneto e oggi, come ha annunciato il sottosegretario Centinaio, ci sarà il pieno appoggio anche del Ministero delle Politiche Agricole, quindi direi che la strada intrapresa è assolutamente quella giusta. E queste erano le parole di Filippo Rigo, neoconsigliere regionale di Verona della Lega, e però diciamo un plauso è arrivato anche sportivamente dal consigliere sempre di maggioranza, chiaramente, Alberto Bozza di Forza Italia. Sentiamo. Consigliere Bozza, oggi la presentazione del Museo del Vino, un'idea buona per far ripartire in prospettiva anche il turismo.
Beh, sicuramente sì, anche perché insomma è un aspetto storico, culturale che riguarda l'identità del nostro territorio innanzitutto, di cui ne abbiamo fatto davvero un'eccellenza straordinaria in tutto il mondo. Abbiamo una fiera mondiale dedicata e quindi una città d'arte, una città di storia, di tradizioni, di eccellenza proprio anche nel settore del vino non poteva non accarezzare un sogno di questo genere che mi auguro davvero che possa essere portato avanti e quindi mi complimento anche con il collega Enrico perché ha avuto sicuramente una bella idea. Ora la vera sfida sarà riuscire a portare attorno a questo progetto tutti i protagonisti che possano aiutare nella sostenibilità economica, finanziaria di un progetto che non solo deve nascere ma poi deve essere anche mantenuto e gestito. Questo è un punto interrogativo che Bozza ha sollevato giustamente perché dicevamo c'è un costo iniziale per la realizzazione dell'opera, quindi del museo, e poi chiaramente bisogna essere sicuri anche di una sostenibilità economica. Abbiamo sentito prima anche il responsabile del progetto, chiaramente si stanno facendo anche degli studi, delle valutazioni per quelli che potrebbero essere i flussi necessari a mantenere diciamo sostenibile anche dal punto di vista economico il museo. Ci auguriamo tutti chiaramente che si riprenda il prima possibile ad avere un flusso turistico adeguato agli standard della nostra città. E proprio a tal proposito abbiamo sentito anche Giulio Cavara, presidente degli albergatori di Verona, che chiaramente oltre ad esprimere un proprio pensiero sul progetto, che rivaluta anche le potenzialità turistiche del territorio, ci ha aggiornato anche sulla situazione che riguarda gli alberghi e le strutture ricettive del centro città che, come sappiamo, hanno sofferto tantissimo in quanto alberghi e strutture di città d'arte dove il flusso turistico è venuto completamente a mancare con il Covid e quali sono i passi che stanno svolgendo con l'associazione. Sentiamo. Allora, Presidente Cavara, innanzitutto un commento su questa idea presentata oggi qui in Gran Guardia. Beh, è un'idea ottima perché l'enogastronomia è un settore fondamentale del nostro territorio, per cui ben venga questa iniziativa che dà finalmente lustro a un settore che è quello enologico che caratterizza molto il nostro territorio. Siamo passati in zona gialla, questo weekend abbiamo visto movimento un po' in tutta Italia, questo fa ben sperare per la stagione turistica, anche se insomma i numeri sono lontani da quelli a cui eravamo abituati. Ma sa, se i numeri sono purtroppo, oggi si parla di zero, si facesse anche uno vuol dire incrementare del 100%, per cui sono molto cauto nel dare un giudizio positivo. Ci sono ancora troppe restrizioni, troppi vincoli che penalizzano il traffico internazionale soprattutto, ma anche quello nazionale, soprattutto il coprifuoco alle 22 e il fatto di pretendere adesso il passaporto vaccinale che deve essere gestito dall'Europa ma che in grande ritardo, sono tutti elementi che condizionano in negativo la movimentazione delle persone purtroppo. Giulio Cavara ha parlato del coprifuoco, una tematica che ha acceso davvero gli animi nelle scorse settimane, anche la politica si è divisa, c'è chi appunto lo vorrebbe posticipare alle ore 23, chi vorrebbe mantenerlo alle ore 22 per questioni di ordine pubblico, era venuta anche la scorsa settimana la ministra per gli affari regionali Maria Stella Gelmini, la quale ha proprio ricordato come ci si stia lavorando un po' a livello governativo, e insomma una misura che è attesa e che diciamo cozza un po' anche con alcuni fatti che sono accaduti proprio nel weekend. Il video più o meno l'avete visto tutti, immagino, questa rissa scoppiata in un locale proprio in Piazza Erbe che ha acceso ancora una volta la discussione su questo luogo simbolo della nostra città che è Piazza Erbe, il cuore un po' pulsante del centro storico e che spesso tra disordini, assembramenti, risse eccetera crea qualche diciamo disappunto tra la popolazione e qualche grattacapo anche per l'amministrazione. Insomma, oggi il sindaco, lo abbiamo sentito anche su questo tema, dice, ripete per l'ennesima volta, è un episodio così casuale, un episodio isolato, anche se il consigliere Bozza, che ricordiamolo oltre ad essere consigliere regionale e anche consigliere comunale, non è molto d'accordo, e quindi sentiamo queste due interviste. È inaccettabile. Quello deve rimanere un episodio isolato.
Mi vedrò con gli esercenti, con le forze dell'ordine, perché Piazza Erbe, ognuno di noi la sente come il salotto di casa sua, è il nostro salotto, è il salotto dei veronesi. Non può essere deturpato, rovinato da quattro imbecilli che si tirano una sedia in testa. Allora, per carità, di episodi di questo tipo ne vediamo e possono succedere. Deve rimanere isolato. Non accetterò nessun altro tipo di situazione di quel tipo, per una serie di motivi, perché è il nostro salotto, perché mette in difficoltà poi tutti gli esercizi che insistono su quella piazza, perché se il nome diventa quello ovviamente si abbassa la qualità anche della persona che si avvicina a quei locali, e perché essendo Piazza Erbe poi genera l'immagine di una città. Episodio, io l'ho rubricato già sotto episodio isolato, non accetterò che ce ne siano degli altri. Violenza inaudita e purtroppo non l'unica. La cosa che si sta registrando anche nella nostra città negli ultimi mesi, nell'ultimo anno e mezzo, due direi, è davvero questa crescente pericolosità che è percettibile anche da parte, diciamo, dei cittadini nei quartieri anche limitrofi, non solo nel centro storico, perché purtroppo non è un episodio isolato, ma abbiamo avuto altri episodi non solo al di fuori di esercizi pubblici ma anche nei parchi o nelle vie, e quindi credo che questo sia un campanello d'allarme che deve farci capire come a Verona la sicurezza non sia più una questione di slogan, ma deve essere davvero in maniera preventiva e in maniera molto, diciamo, attenta, perseguita, seguita, e soprattutto va fatto un piano di investimento in questo senso, un piano di progettazione, di prevenzione e di controllo, perché altrimenti si rischia che questi piccoli episodi, che però sono assolutamente gravi, continuino a crescere da qui ai prossimi mesi, cosa che i veronesi non meritano, perché Verona è sempre stata una delle città più sicure d'Italia e dobbiamo ritornare a quello. E queste erano le parole del consigliere comunale e consigliere regionale Alberto Bozza, che chiaramente è intervenuto su questo fatto, appunto questa rissa scoppiata in Piazza Erbe proprio nel weekend. È una rissa che chiaramente non giova alla salute e all'immagine chiaramente della nostra città. Infine un aggiornamento, diamo subito, sulla questione vaccinale. Vediamo dal sito veronadaily.it Girardi che dichiara: completati gli over 70 ci approcceremo alle categorie produttive. Il direttore della ULS 9 Scaligera è intervenuto in conferenza stampa oggi pomeriggio proprio sull'aggiornamento coronavirus e sulla campagna vaccinale. Stiamo cercando di fare il possibile per aumentare il numero di dosi, ha affermato il direttore della ULS 9 Scaligera. E poi c'era un articolo che confermava che Figliuolo appunto avrebbe dichiarato il generale che sarebbero in arrivo, pensate, 42 milioni di dosi. Se fosse così, insomma, davvero iniziamo a vedere la luce in fondo al tunnel. Avete quindi visto questa giornata in cui Verona ha vissuto e goduto di un appuntamento in presenza abbastanza significativo, rilevante proprio per la presenza anche di ospiti istituzionali, consiglieri regionali, parlamentari, rappresentanti delle associazioni di categoria, per questa idea del museo sul vino che potrebbe nascere nell'arco di un paio di anni all'interno delle gallerie mercatali di Verona, gli ex mercato ortofrutticolo, e che potrebbe dare un ulteriore slancio, se abbinato anche all'attività di Verona Fiere con Vinitaly, al turismo di qualità, il turismo enogastronomico legato al vino, al settore del vino, che insomma potrebbe davvero farci riprendere il prima possibile anche dalla situazione disastrosa in cui ci ha costretto il Covid. Per questa sera Verona Live termina qui, la diretta domani alle 18, mentre la puntata la potrete rivedere alle ore 21, sempre sul canale 640 del Digitale Terrestre o su radioadige.com. Grazie per averci seguito, a domani.